Ciao a tutti ragazzi, siamo io, Tommaso, Valium, sempre comunque solo povero, Burka di Wish e Camillo Dior e Lucido. E siamo qui per a mezzanotte più o meno, è appena uscito il nuovo album di Da Supreme, il suo primo progetto, e volevamo fare il primo ascolto insieme a voi, quindi vedrete le nostre reaction, tutte le canzoni e niente. Partiamo. Allora, questo è come fa uno, come fai, da subito, è il numero uno. Ok. La prima. Questa è Lollipop. Ok. La numero 2. E dov'è il 2 sulla parola Lollipop? Sul. Ah, la L. La L. Sfigata. Lollipop. Questo video sembrano più le storie da Instagram. Mi fa stare bene. Vero? Mi fa stare bene. Mi fa stare bene. Cioè, proprio le belle vibe. Sì. Assurdo. Ok. Fuck 3x. Fuck. Boh, X. Fuck X. X. Ma c'è bisogno di più ascolti per sì, ovvio. Parole, no, ovvio. Ma più che altro era come andava la voce con la base. Sì. Cioè era quello su cui stavo ragionando. Perché le parole non. Le parole non riesco a capire. Questa è pazzesco. Allora, di Fuck X, secondo me all'inizio, tipo primo minuto, voce, base, cioè nel senso che la base era spaziale, pazzesca. Sì, era assurdo. Però la voce all'inizio, boh, la rendeva un po' più bassa come traccia. La cioè, base viene dal futuro. Sì. Però poi si riprende. Cioè, tipo verso sì, l'ultimo però, minuto. Sì, fine, sì, siccome inizia a avere il suo senso. Sì, l'ultimo minuto è figo, sì, come le storie di. Così si fanno le riprese per YouTube. Prossima FIOI è scuola. Che già vabbè, conosciamo. La conosciamo, sì. Questa è solo, che conosciamo anche questa. Anche Beach. Ah, però questo è featuring con Nitro. Con Nitro. Ah, quindi è remixato. Sì, quindi in teoria. Basta così. Non posso tenere così le riprese. Dovrebbe essere una bella mina. Ok, ok. Allora ascoltiamo il remix di Beach. Mi vorrei distruggere. Sì. Nitro è pazzesco. Quindi attenta alle robici principessa, ma di chi potevi stare con il re, fai la commessa. Bene. No, è tanto figo così, si stava sbrega. Questo? La prossima è Blunt a Swishland. Ok, sì, quella recente. Questa è forse la più figa al momento. Sì. Monster. Oh. Ecco. Wey, Wayon. Okay. Monster. A me sembra tipo, cioè non so, mi ha dato più l'idea di una canzone di Calcutta. Resa trap.
ma ci sta, cioè sì, per sembra il ci sta, ma sì, ma ha un po' quella roba indie dentro questo. Ma sì, ma non è mai stato so un tipo che fa solo trap. No, no, ma è proprio boh, mi dà quelle vibe. Questa è? Questa è Paranoia Kid. Paranoia Kid con Fabri. Della 11 e col buon Fabri. Ok. Questa è assurda, sì. Paranoia Kid, non paranoia chi non impara a capire, meglio cambiare. Fratelli in California, la strappa la chiudo con questo flow del 9-6. Parlo poco pure in tour, dovevo fare il DJ. Bomba. Ma vabbè, non delude. Non delude. Quindi sembra... proprio una base punk, sì, sì. Oh, questa è? Questa è M12 Ano Milano. M12 Ano. Vai con Milano, che è con la sorella Mara Sattei. Esatto. Così ti si vede meglio. Sì, è sua sorella. Sì. È il cane italiano. Sì. Abbiamo il cane italiano. Il Ken, gli ho detto. Il Ken. Il Ken. Sono venuto. Pausa. Ragazzi, un attimo. Ho bisogno di una sigaretta. Amore, sono di Milano. Allora, di Milano, ragazzi, ho da dire che al momento forse la più figa che ho sentito. È stato davvero pazzesco ascoltarla. Hanno davvero tirato fuori una collaborazione da Kilo. La base è Anamina. Niente. È il nuovo Kanye. Sì, sì, sì. Cioè, con questa lo sottoscriviamo proprio. Niente. In realtà non riesco a dire molto altro riguardo alla canzone, anche se ci sarebbe tantissimo da dire. Però vabbè, volevo soffermarmi un attimo, dire due parole sul brano. Continuiamo con Occhi Purple. Occhi Purple. Con Marrakesh. Con Marrakesh. Come faccio? Accendi la macchina. No. Chiavi in mano. Okay. Comunque le copertine sono fighe. Vediamo. È proprio figo. Sì. Sì. Cioè, sono proprio belle schermate. Sì. No, no, ma in generale, ecco, aspetta che mi fermo anche su questo da dire prima di passare alla canzone Occhi Purple. Tutto il concept dell'album, anche la presentazione che ha fatto a Milano e a Roma il giorno prima, cioè è davvero ben pompato come progetto. Cioè. Anche a livello visivo e tutto quanto. Cioè, c'è davvero un bel lavoro dietro, quindi niente da dire. Sì. Vabbè, detto ciò. Sono triste, ho una canna d'erba nella tasca. Non la potendo sleep. Penso dentro il pirata. Verso verso ancora mi ras. Gatto che risveglia. Ecco dentro una conchiglia. So che sto sbagliando strada. Poi lui con il ritornellino. Sì, è davvero bravo. Un ritornellino. Sui ritornelli è pazzesco, vero? Non a caso una delle ultime canzoni ha fatto solo ritornelli. Sì. Cioè, non solo, ha fatto le strofe, sì, sì, però. Bloca. No, era una bomba.
Però non ho capito cosa hai detto. Stava cos'è che hai detto? Stavo flexando molto. Cioè, allora, Marrakesh è l'unico che parla. Cioè, di solito tutti i rapper parlano di macchine, gioielli. Lui è l'unico che parla di moto. Sì. Cioè, è il primo che sento. È vero. Probabilmente non è il primo al mondo, però. No, che ho sentito dire. È il primo che sento che. Cioè, che flexa. Parla di moto. Che è una cosa un po' dimenticata. È un po' da vecchio, effettivamente. Vabbè, ma lui ci tiene a quell'atto nostalgico. Cioè, non da vecchio, però effettivamente non è un ventenne. No, infatti lo sa. No, ci sta. Beh, pazzesco. Sì, bomba. Bello. L'avrò detto per tutte le canzoni, vabbè. Sì. Marra. Sì, no, davvero. Bel lavoro. Adesso c'è Noia, No 14, con okay. Dani 5. Ma che l'altra volta è stato solo una botta di che stile. Terrò quella pasta. Che davvero lo amo. Sì. Ma che anni ha? Non mi dirò. Cosa? 18 anni. Goia. Perché avuto la voce così profonda a me? Dammi un po'. Uno degli outro migliori, cioè la chiusura è stata una delle migliori. E boh, sempre beat pazzeschi, cioè proprio. Questo momento è belle vibes. Futuristico. Stai bene. Cioè, sì. Stare bene. Anche con questo. Però uno stare bene diverso dall'altro. Sì, cioè questo non è neanche allegro, fa stare bene. Sì. Più uplifting, così tranquillo. Sì, sì. Oh, la prossima è Chi sei te? CH1 5 e I. Ok. Cioè questa è una roba molto alla Daft Punk, sì. Però è assurdo che sia dentro questa canzone. Ma assurdo. Però anche prima aveva usato quel funky vibes che sì, l'avevi detto te. Esatto. Come lui sta cercando di buttare fuori la nuova wave. Che era quella che tu avevi già detto. Che, esatto. Aspetta, che blocca, blocca. Torna. Sì, però ce l'aspettavamo da Salmo. Sì, ce l'aspettavamo da Salmo. Cioè, questo mix. E a proposito di Salmo, la prossima canzone è proprio il featuring. Ecco, però aspetta, a proposito di questo mix, che almeno diciamo qualcosa in sto video, anche se è inerente all'album in sé. Questo mix tra funky e rap che fa molto anni 90 però più stilosi, cioè rielaborati in sé, sospettavamo tornasse, però l'artista da cui ce lo aspettavamo era Salmo, non l'ha fatto, ha fatto un po' insomma la roba alla facile con Playlist e invece ce l'ha portato da Supreme alla fine. Ma perché lui è avanti. Proprio avanti. Bueno. E questa è quella con Salmo. La prossima appunto è quella con Salmo. Qui è Swingo. 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 Capisci se swingo le parole. Cioè, mi hai cacciato l'R&B adesso. È Kanye. Sì, sì, è Kanye. Cioè, questo è R&B post jazz, hai presente? Cioè. Secondo me è una delle migliori del mondo. Sì, sì. È una delle migliori. Adesso sì, sì. Sì, però questa è una delle migliori. Sì. Ma però di questa che era. Come cazzo si chiamava questa? Swingo. No, Swingo. A me ha ricordato, adesso devo dirlo, a me ha ricordato un sacco il Salmo di Fumano. Vero? Oh mio Dio, è vero! Cioè, ecco perché mi piaceva così tanto! Fumano anche i cani dei padroni che fumano. Che è tipo Salmo prima che diventasse Salmo, che faceva questa sorta di reggae. Sì, sì. Un po' più allegro, oddio, ecco. Io adoro. Ma me l'ha ricordato un sacco. Però è davvero un Salmo di...
una vita fa. Sì, prima che diventasse famoso, cioè. Sì, ma ancora prima di Death USB e tutte quelle. Sì, verso. Sì, sì. Pazzesco. Per mai 7 rapper ma uno. Ok. Ok, traccia 17. Questa fuori. Sì, fuori. È proprio fuori questa. È 8 Rosk 1 con Mahmood. Tradotta sarebbe Broski. Broski con Mahmood. Ok. Oh mio Dio, io secondo me è una figata tantissimo. Broski. Vai 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 subito. Ma è un organo, è un organo elettrico quella la base. È pazzesco. È vero. Cioè ci ha cacciato un organo. È cane invece. Cioè è proprio. È meglio di cani. No ma davvero. Ecco è quello che volevo nell'album nuovo di Kanye West. Metto molto meglio aspettando una cane. A sto punto abbiamo da dire che non me lo ricordo più. Sì, è assolutamente uno dei migliori progetti mai fatti. È un ottimo lavoro, un ottimo concept, tutto elaborato a 360 gradi nel miglior modo. Però è davvero un orgoglio che ci siano dei ragazzi italiani, ok? Che si siano tirati fuori da quello che erano ormai. Mette fiducia nel futuro. Davvero, cioè sì. Davvero, nella loro creatività, sì. Perché ormai eravamo finiti in una rete in Italia che pareva, insomma, un circolo vizioso. Sì, cioè non ci si poteva liberare proprio. E invece ultimamente stanno davvero tirando fuori tanti, cioè oltre a lui comunque lavori interessanti, ma lui è mostruoso. È un mostro. Mostruoso. È un mostro. Vabbè, la tutti i feat grossi. Sì, no, davvero. Sì. Ma perché gli hanno dato fiducia, cioè hanno riconosciuto. Cioè lui è partito effettivamente facendo le basi a Salmo. Perdonami. Sì, sì, però, cioè. Quindi ha, cioè, un bel portfolio, sì, diciamo, sì. Uomo, per farsi aiutare. Bueno, prossimo. Dai. La prossima è Bubblegum. Ok, scritta. Numero 19. Bub 1 e 9 um. Ok. Numero 19, quindi la penultima traccia. Ma non sa che cosa metti sul tuo sofà. Amavo quel senso di vuoto, tipo non so che è tutto per me. Bene, ultima. Allora, l'ultima è Persona 2. Ok, 0220 sì. Con Jamie Tides e Madman. È l'ultimo. E ci sono tutti i violini in questa base. Ma che cazzo. Tanta roba. Sì. Boia. Ragazzi, sono tanta roba. Sono venuto. Sì. Tieni, bene. Finito l'ascolto del primo album di Da Supreme, che tra l'altro qual è il titolo che non l'abbiamo neanche detto. Le basi. Sì. Le basi. Le basi, ok. Eh sì. Beh, facciamo davvero i. Le basi. Che stile. Sì. Facciamo davvero i complimenti a Da Supreme. Bravo. Madonna. Sì. Bravo. È stato un meraviglioso viaggio. Sì. Consigliato assolutamente. Vabbè, a sto punto è inutile anche dirlo. Era la scena. Sì. Ha variato tanto sul beat. Tutti quanti fatti comunque. Ha sperimentato qualsiasi strumento esistente. Gli organi, gli archi. Sì, è vero. Cioè ha davvero usato. Ha spaziato tantissimo con la musica. Ha usato tanta creatività in ogni brano. Sì. Cioè le ha proprio. Sì. Se li ha studiati bene, se li ha creati. Sì, appunto. Guardando anche i dettagli. Sì, sì. Niente, per il resto davvero aspettiamo i vostri commenti se avete voglia di dirci la vostra. E ciao haters. E niente ragazzi, davvero è stato un album pazzesco, niente da dire. Il ragazzo ha talento. Da vendere. E niente, ora rimarremo intrippati su sto album per almeno altri mesi, molti mesi probabilmente. Sì. E niente, vediamo se il gioco gli altri lo afferrano, decidono di giocare e continuare questa sfida a chi sforna il miglior progetto, perché sarebbe interessante. E niente,
ci vediamo al prossimo video. Un ciaone da tutti quanti i poveri. Ciao. Bella, ciao. Beh.